avete paura del sottoscritto, perché il sottoscritto è abituato a parlare chiaro, perché il sottoscritto non ha niente da nascondere, nemmeno il suo casellario giudiziario, nemmeno i suoi affari personali, nemmeno i suoi conti correnti bancari, non ha niente da nascondere. Voi non lo so. Certamente, certamente, io non avendo nulla da nascondere e non avendo nulla da chiedere a Praia Mare, posso aspirare a fare il sindaco di Praia Mare, perché in 20 anni, 25 anni ho solo dato a Praia Mare, e gli errori che ho fatti per Praia Mare, anche la carcerazione, io le ho avute per Praia Mare, le ho subite per Praia Mare, le ho accettate per Praia Mare, sono sempre ritornato a Praia Mare, continuo sempre a fare qualcosa per Praia Mare. Voi dimostratevelo. E gli errori che ho fatto e che faccio, li faccio per Praia Mare, perché sono incapace di dire di no ad un praiese, perché sono nelle impossibilità di dire di no a qualcosa che si fa a Praia Mare. Tuttora, ogni giorno, ogni ora vengono praiesi a chiedere al sottoscritto di impegnarsi per quell'opera sociale, per quell'altra, per aiutare una famiglia indigente, per aiutare qualcosa, tuttora! Non perché sarò il sindaco di Praia Mare, ma perché sono Gino Domenico Spolito. Dite voi chi siete e venitemelo a dire personalmente, venitemelo a dire in televisione, davanti agli occhi di tutti, davanti a tutti quanti. Dovete venire, voi siete scappati, voi scappati dal confronto con il sottoscritto. Ricordatevi una cosa, che c'è a Praia Mare una sola persona che mi ha trattato così, ma è stato intelligente. Quella persona si chiama Antonio Praticò, ma oltre di voi è una spanna ed è sempre mio nemico. Ma oltre voi, sapete quant'è? È un gigante visto su di voi. Voi siete stati, a mio parere, ipocriti, siete tuttora ipocriti e vi combatterò in tutti i modi. Futuro Praia, i miei amici, le persone che mi hanno dato per iscritto il loro consenso, mi hanno incitato in questi due giorni ad andare avanti comunque. Mi era preso sì un po' di scoramento, mi era venuto un po' di ma chi me lo fa fare? Pensate a quante volte ho dovuto sopportare il peso di aver cancellato una famiglia perché mi accusano di dare tutto a Praia Mare e niente alla mia famiglia, perché per Praia Mare ho distrutto la mia famiglia. Ci ho pensato, ma ne vale la pena? Ne vale la pena, perché fino a quando io combatterò gente come voi ne varrà sempre la pena, sempre. Io presumo che a giorni ci sarà il primo ribaltimento giudiziario su quello che è la mia cancellazione giudiziaria, ma c'è tempo per la presentazione delle vere liste elettorali. E sicuramente, cari signori, mi vedrete, ahimè per voi, in lizza. Farò la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la seconda lista, ma io ci sarò. E ci sarò perché a Praia Mare io sono l'unico, anche in questa campagna elettorale iniziata per me già a ottobre, perché contrariamente a voi io sono l'unica persona che ha presentato uno straccio di programma vero, fattivo, concreto, di cose immediate da fare. Voi cianciate, andate parlando, tu Pietro fai il laboratorio delle idee, ma il laboratorio delle idee è che ognuno di noi porta un'idea lì dentro, no? Io mi aspettavo che tu come vice sindaco, dopo 5 anni di vice sindacato, abbia capito di cosa Praia c'ha bisogno. Ma se hai bisogno del laboratorio, c'è stata poca capienza in quella testa nel fare il vice sindaco. Però a oggi, tranne le vuote parole prese su internet, chissà da quale parte, oppure copiate in bella copia da qualche trasmissione televisiva, nient'altro ho visto nelle tue parole, nel tuo programma. E invece a Fortunato Pasquale ho visto una bella cosa,
caro dottor Fortunato Pasquale, ma quale bella idea che hai avuto. Facciamo a Praia, signori, se vince Pasquale Fortunato, il pirogassificatore dei rifiuti solidi urbani. Una centrale, un inceneritore, un qualcosa del genere. Quelle proprio per cui tante città, tanti paesi della Campania, delle altre regioni, non vogliono nelle loro città. Ma le loro città, chiamano di essere sia Cerra o Conversano o cose varie, sono città di campagna, di montagna, non prettamente turistiche, a vocazione turistica, visto che anche la vocazione industriale non c'è più. Caro Pasquale, ma a Preamare deve fare il pirogassificatore? Domanda, perché? Per i 50 posti di cui vai cianciando? O perché deve sorgere su qualche terreno particolare dove comunque ci sono poi degli altri aspetti da andare a sviscerare? Diccelo tu, caro Pasquale, se questo è il tuo programma. Perché se questo è il tuo programma, statene a Roma, Pasquale. Salva Praia! Perché già chi c'è stato, c'è già chi c'è stato che ha fatto scempio delle proprietà praiesi, apponendo qualche firma e cedendo qualche bellezza naturale di Praia Mare. Già c'è stato. Alla signora De Pespita, se ridico quello che io ho detto con quella mia lettera aperta, tu vuoi essere sindaco perché sei donna, perché è tempo che a Praia Mare siano le donne, vai dicendo. Ok, se quello è il tuo merito, cara Anna Maria, ti ripeto, ma perché non sa Cungetta? Ma perché non sa Filomena? Ma perché non Maria? Ma perché non Dorella? Ma perché tu? Sono donna pure loro. E perché tu? Perché tu hai il coraggio di dire mi presento. No, cara Anna Maria, tu non hai questo coraggio. Tu hai questa insistenza dai tuoi famosi talebanos, i duri e puri davanti al bar, i duri e puri per 30 anni contro Praticò, e adesso dicono senza di noi non si vince contro Praticò, quindi è meglio che vince Praticò. Allora, e la coerenza dove è andata a finire? È sparita, sparisce tutto quanto così di botto. No, cara Anna Maria, presenta un programma, presentalo serio, dici cosa vuoi per Praia Mare e se è possibile, e se ti credono, i cittadini di Praia sapranno votarti. A Massimo Cedolia rivolgo un appello invece. Sei una persona a modo e ti è dispiaciuto sicuramente, e ti credo, quando mi dici che ti è dispiaciuto ciò che hai dovuto fare ieri e avanti. Ti credo fermamente, ma proprio perché ti credo fermamente, ti dico, escine fuori. Non è importante la partecipazione, è importante vincere. Escine fuori da quel contesto, perché faranno di te braghe di tela, perché tu sei una persona, loro sono altra tipologia di persone. E a Pietro De Paola dico un'altra cosa ancora. Vedi Pietro, e quando parlo, parlo con dati di fatto e testimonianze che se mi quereli possiamo sempre far venire, ma dirò un fatto particolare, successo il primo anno della sindicatura di Carlo Lomono che tu vice sindaco. Arrivarono a Praia Mare due persone, imprenditori anche piuttosto quotati in Italia e nel resto del mondo, due imprenditori che volevano, proprio perché erano amici miei eccetera, interessarsi di Praia Mare per rilevare o costruire alberghi, hotel adatti a una nuova tipologia di turismo, per cui da 300 camere in su. C'era a Praia Mare in quell'epoca bloccato quello che voi definivate il mostro, l'eco mostro eccetera, che adesso lavora così bene. Allora io proposi, andiamola a vedere, vediamo se si può comprare da quelli che stavano costruendo eccetera il tutto, perché parevano in difficoltà, e vediamo se possiamo portare subito a compimento qualche opera
turistica residenziale senza soldi del comune, senza soldi dei cittadini. Invitai queste persone, andammo nell'ufficio del sindaco, furono presenti a quell'incontro altri assessori, c'ero anch'io, e andammo a verificare sul fatto com'era la situazione alberghiera lì, eccetera, e quanti altri alberghi ci potevano essere che potevano interessare, o situazioni, eccetera. La risposta del sindaco fu ovviamente: purché il comune di Praia non spende niente, non fa niente, eccetera, potete anche darvi da fare. Ci interrompemmo per la pausa pranzo e tu fossi tanto gentile da dirci: andiamo a mangiare al mio ristorante, alle Arcate. Siamo venuti in tre più te, ci siamo seduti al tavolo e abbiamo cominciato a parlare sempre di questi atti. A un certo punto questi signori ti hanno detto, tu eri vice sindaco e sei vice sindaco, signor De Paola, ti hanno detto: ma signor De Paola, ovviamente ci stanno le cause, ci stanno procedimenti del comune, delle cose, eccetera, ma nel caso in cui noi raggiungessimo un accordo e per abbreviare i tempi, eccetera, non è che il comune di Praia si mette di tramezzo, come si suol dire, perché è un ecomostro, perché questo, eccetera. La tua risposta fu, giustamente: noi non interferiamo con la magistratura competente, per cui o ci mettono 5 anni, o ci mettono 10 anni, a noi non ci interessa. Fin qui tutto bene, hai detto bene, caro De Paolo, dicesti bene, ma aggiungesti subito dopo: ma se poi vi interessano gli alberghi, ma mica c'è solo quello a Praia Mare. Io lo guardai, ma Piero, cosa altro c'è di simile a Praia Mare? Eccolo, il mio. Pietro, questi signori cercano camere, alberghi con camere minimo 300, tu quante ne hai? Non mi ricordo se erano 13, 12, 15, eccetera. E ti hanno guardato male, giustamente. Tu hai ribattuto: eh no, ma guardate che io sono in possesso, l'unico sul Viale della Libertà, in possesso di un progetto e di un'organizzazione del Comune di Praia Mare a fare una sopraelevazione. Per cui farò una sopravvalutazione e farò altre 8-10 camere. Ma sempre non arriviamo a quei numeri. Ora Pietro, questo fatterello, sai cosa dimostra? Che io faccio il candidato sindaco, io faccio il candidato sindaco perché a Praia Mare non possiedo nulla e non dovrò quindi pensare ai miei interessi personali. Io faccio il candidato sindaco per questo. Tu vienimelo a dire perché fai il candidato sindaco. Il signor Fortunato mi venga a dire perché fa il candidato sindaco e la signora Anna Maria mi venga a dire perché fa il candidato sindaco. Una sola cosa vi voglio dire: smettetela con la carta legale. Se avete fegato, se avete cognizione di causa, se avete da sbugiardarmi, fatelo davanti a tutti i cittadini, in una pubblica trasmissione televisiva dove tutti possono ascoltare. Fatelo in questo modo, perché se andate avanti con le querele, con le denunce, con le cose, eccetera, troverete sempre un ogino spolito che vi starà sempre col fiato sul collo. Signori, ai postri si dicevano in latino l'altra sentenza. La sentenza la darà il tribunale. Per quello che mi riguarda, su di voi la sentenza io personalmente l'ho già data. Per me siete e sarete soltanto Pietro, Anna Maria, Massimiliano e Pasquale. Io mi siederò sempre al tavolo con voi e con me, quando ci sarò io, si potranno sedere i lebbrosi, i poveracci di turno, quelli che non hanno nome, quelli che sono figli illegittimi, tutti quanti. Se voi volete scappare, scappate, ma sappiate che chi scappa è un vigliacco. Grazie a tutti.